Io chiedo a dottor Roffetti, a dottor Scalera, ma anche alla nostra dottoressa Vitale, quando c'è da ricorrere ad un intervento di chirurgia bariatrica, insomma, per l'obesità? Cerco sempre di, come hanno illustrato molto bene le colleghe, di far arrivare all'intervento chirurgico come ultimo stadio. Quindi io lavoro, come anche Gianluca, con un'equipe multidisciplinare in cui c'è la psicologa, la nutrizionista, l'anestesista, il cardiologo, e che valutano questo paziente e gli fanno avere la consapevolezza che l'intervento chirurgico deve essere veramente l'ultima spiaggia. Una volta che si è fatto questo percorso alimentare e soprattutto psicologico, perché io mi trovo benissimo con la collega Murra e con le sue valutazioni, il problema sta lì. Non sono le diete, ma è la percezione di un cambiamento della propria psiche nell'approccio al cibo che è fondamentale. Se la paziente non ci riesce e supera i nostri canoni, le nostre valutazioni, i nostri indici medici dell'obesità, che è l'indice di massa corporea, che è un indice che si calcola in base al peso e all'altezza, quando questo indice è superiore al 40% o è un indice del 35% associato a fattori di comorbidità quale ipertensione, apnea notturna, ipertrigliceridemia, problemi artrosici, eccetera, arriviamo all'intervento chirurgico. Io dico sempre al paziente che l'intervento chirurgico è un atto molto importante e bisogna affrontarlo con la consapevolezza che, anche se noi facciamo questo lavoro, i nostri colleghi napoletani ed italiani siamo bravi in questo settore della chirurgia dell'obesità, è sempre un intervento chirurgico che può avere delle complicanze. Fortunatamente siamo anche in grado oggi di gestire queste complicanze e gli interventi che noi possiamo proporre sono di diverso tipo. Si dividono in due grandi categorie: in interventi restrittivi e in interventi malassorbitivi. In poche parole, gli interventi restrittivi sono quelli che riducono il volume dello stomaco o con un meccanismo di bendaggio gastrico o con un meccanismo di resezione endoscopica del volume dello stomaco, in modo tale da riportare il volume di questi soggetti che talvolta sono affetti di obesità di tipo morbigeno, perché io vi ho parlato di indice di massa corporea di 40, ma talvolta a noi è capitato di operare anche persone con un indice di massa corporea di 65 o di 70. Parliamo di quanti chili? Parliamo di l'indice di massa corporea ovviamente è rapportato all'altezza, ma a me è capitato di operare anche persone di 200 kg, di 170, di 180, e teniamo presente che questi pazienti possono essere più suscettibili a delle complicanze post-operatorie, perché maggiore è il peso, maggiore è la possibilità di avere un'insufficienza respiratoria post-operatoria o anche di avere un infarto post-operatorio. Quindi, diciamo, poi entreremo nella valutazione preoperatoria del paziente, che è fondamentale. Ritornando un altro al discorso di prima e poi chiudo. Quindi gli interventi si dividono in restrittivi e malassorbitivi. Non so se il professor Rossetti vuole continuare lui, se no parlo sempre io, Gianluca. Dottor Rossetti, volevo chiedere anche quali sono i rischi, ma più che fisici, perché il dottor Scalera ci parlava di delle complicanze anche rispetto al peso, i rischi anche psicologici, no, di un post-operatorio, perché in realtà, se ho capito bene, ma se sbaglio mi correggete, si va ad andare ad imporre quasi, no, uno stile di vita. Quindi se la mente non è preparata ad una cosa del genere, si risolve proprio ben poco. In virtù di questo, il discorso della psicologa prima, della selezione accurata dei pazienti, è fondamentale. Lo screening preoperatorio richiede in maniera obbligatoria il ricorso alla valutazione psicologica, se non addirittura psichiatrica in alcuni casi, per selezionare accuratamente quelli che sono i pazienti candidabili all'intervento. E anche in funzione di questa valutazione dei comportamenti alimentari del paziente viene poi scelto il tipo di intervento da offrire al paziente.
che sia intervento restrittivo, che sia intervento malassorbitivo. L'intervento restrittivo appunto agisce obbligando il paziente ad introitare un quantitativo di cibo inferiore rispetto a quello che, diciamo, assumeva prima, per cui quindi ovviamente una sleeve piuttosto che un bypass gastrico. Esatto, una sleeve più, diciamo, in maniera maggiore, o il bendaggio gastrico, comportano sicuramente una riduzione, un'abitudine alimentare modificata in maniera radicale, perché il paziente dovrà seguire nel post-operatorio un percorso alimentare, diciamo, di svezzamento, che comporta un'alimentazione liquida in una prima fase, poi un passaggio all'alimentazione semiliquida e poi dopo un po' di tempo finalmente il passaggio all'alimentazione solida. Tutto questo va gestito in maniera attenta dall'equipe multidisciplinare, in cui il nutrizionista è fondamentale, come il chirurgo e come la psicologa, perché se il paziente non segue in maniera attenta questi dettami alimentari, ovviamente corre il rischio di andare incontro a complicanze molto serie. Le complicanze post-operatorie che noi a volte osserviamo in questi pazienti sono spesso legate a un atteggiamento alimentare erroneo del paziente, che quindi si sottopone a rischi elevatissimi, non comprendendo invece l'entità dell'intervento che vado ad affrontare. Insomma. Quindi proprio a livello psicologico fai un intervento, ma se non riesci a seguire quel certo regime alimentare diventa molto difficile. Valeria, tu che l'hai fatto? Hai fatto un bypass o una sleeve? Una sleeve gastrectomy. Una sleeve, ecco. Sì. Quando poi dopo ti è stato imposto, tra virgolette, di mangiare prima liquido, uno svezzamento, come diceva prima, sì, hai avuto fatica? No, ti sei chiesta perché non l'ho fatto prima, per i primi sei mesi non avevo proprio nel senso di fame, nel senso di sete. Infatti devo ricordarmi, mettevo la sveglia per ricordarmi di bere, perché sennò non bevevo neanche, perché non avevo proprio niente, nessun... Ecco, è una cosa del genere, sì, che dai nostri medici avviene proprio per un fatto fisico, sì, o psicologico? Allora, questo è più un meccanismo psicologico innanzitutto. Okay. Perché, quindi, diciamo, dopo l'intervento ti scatta qualcosa? Sì, in effetti il meccanismo restrittivo degli interventi, diciamo, ha una sua durata nel tempo che poi si automantiene per instaurarsi di meccanismi psicologici. Cioè il senso di restrizione alimentare è ovviamente più forte nel primo anno post-operatorio, nei primi anni, ma a distanza di anni, di 5-10 anni dall'intervento, sicuramente il mantenimento del peso corporeo è legato a un mantenimento psicologico, perché l'effetto restrittivo nel tempo sicuramente va, diciamo, scemando. E quindi diventa comunque... Se posso permettermi, prego, infatti, prego. Questo è il punto proprio chiave che io volevo stressare e tirare in ballo anche la collega psicologa. Noi abbiamo fatto tante sleeve e l'intervento che io faccio principalmente, diciamo nel 98% dei casi ho dei bellissimi risultati. In un 2% dei casi ho dei pazienti che a distanza di 3-4 anni mi hanno ripreso pure 30, 40 o 60 kg. In questo caso io veramente, la paziente rivenuta da me mi ha chiesto se la potevo rioperare. Io non è che non l'ho voluto operare, io ho detto innanzitutto ti devi affidare ad un percorso psicologico per cercare di risolvere questi problemi psicologici o psichiatrici, e poi vediamo che cosa possiamo fare, perché non è che noi possiamo operare ogni 5 anni, ogni 8 anni un paziente. Ma questo, diciamo, è coscienzioso da parte sua, però magari c'è chi lo fa. Vabbè, non si dovrebbe fare, dovremmo avere delle linee guide generali. Anche questo. Questo la dice lunga, scusami, questo la dice lunga proprio su quanto appunto il cibo diventa poi un veicolo degli stati d'animo e degli stati emotivi del paziente. Evidentemente in questo caso il cibo rappresentava tutto un mondo metaforico che evidentemente la paziente non aveva avuto la capacità, non ha avuto la capacità di elaborare parallelamente a quello che stava avvenendo da un punto di vista chirurgico. E quindi questo rappresenta proprio quello che dicevo prima, e cioè quanto effettivamente una predisposizione psicologica sia alla base di qualunque tipo di intervento chirurgico, anche dieta o modificazione della condotta alimentare. Senza di quello, senza la volontà, il nostro cervello che comunque collabora, chiaramente è fallimentare qualunque tipo di intervento di ogni genere. Quindi lo chiedevo alla dottoressa Vitale, l'avvento di questi interventi, voglio dire, risolve un problema, no? Diciamo che proprio è nella uno vita strumento molto valido per noi umano, nel caso in cui appunto il paziente non riesce a portare a termine un percorso dietetico. Quindi non demonizziamo gli interventi, anzi grazie ai chirurgi che ci aiutano in questo, però deve essere sempre uno step successivo. Prima bisogna tentare di correggere l'alimentazione del paziente. Qualsiasi realtà può tentare con una giusta alimentazione, o ci sono volte in cui è capitato di dover alzare le mani? Ecco, il dottore ha operato
a persone di 200 e oltre chili. Comunque anche il dottore mi può correggere se sbaglio, prima dell'intervento i chirurgi consigliano prima di andare dal nutrizionista e tentare un dimagrimento, anche perché, come diceva prima, i rischi diventano maggiori per le persone che sono più, diciamo, che pesano di più. Tecnicamente ci sono dei rischi maggiori. Se noi riusciamo ad operare un paziente di 180 kg, facciamo perdere 30 kg, il fegato. Ma la pelle in eccesso. Ma non solo, noi proprio tecnicamente abbiamo delle problematiche all'interno dell'addome con un lobo sinistro. Infatti c'è quel programma americano, non Zarada, ma come si chiama quel medico? Prima dell'intervento, comunque da una dieta e poi dopo. Certo. Quindi passiamo sempre prima, insomma, da una corretta alimentazione. Esatto. Interventi sì, interventi no.